Ciao a tutti e benvenuti in una nuova lezione del corso di After Effects. Questa volta vediamo l'importazione però dedicata soltanto ai file video. Andiamo ad aprire la finestra di importazione con un doppio clic nella finestra di progetto. Vado nella cartella lezione 4, footage. Se seleziono un video, per esempio un QuickTime, questo qui, telefono.mov, è un file video QuickTime, e lo importo così com'è, il file video compare nella finestra di progetto e non c'è nessun problema. Cioè, se seleziono video che sono fatti da un unico file, come in questo caso telefono, oppure potrebbe essere anche quest'altro MP4, si importano come avevo fatto vedere nella lezione precedente, semplicemente cliccando il bottone Open. Persino vale lo stesso discorso anche se il file ha una trasparenza, per esempio questo filmato Big Fire 03, è un QuickTime ancora, però ha al suo interno una trasparenza. Vediamo, se faccio doppio clic sul file importato, vedo che è una fiamma, è un fuoco che arde, ma tutto intorno è trasparente, per cui è importante sapere che se importo un file video che ha al suo interno l'informazione sulla trasparenza, queste informazioni vengono interpretate correttamente direttamente da After Effects. E questi sono tutti i casi in cui il file video è rappresentato da un file singolo. Però ci sono casi in cui il file video è scomposto in una sequenza numerata di frame, come per esempio dentro la cartella Godiva 1 c'è una sequenza numerata di file PNG con lo stesso nome ma il numero progressivo. Per cui se io seleziono uno solo di questi file, solitamente selezioniamo il primo, e poi sto bene attento a che sia spuntata qua sotto la voce PNG Sequence, allora quella sequenza durante l'importazione, dopo aver cliccato il tasto Open o Import, quella sequenza di singoli frame diventa di nuovo un video. Se io ci faccio doppio clic sopra, questo è un video che all'origine era scomposto in una sequenza di PNG. Però, ripeto, bisogna stare attenti. Se io seleziono uno di quei frame ma mi dimentico di spuntare la voce PNG Sequence in questo caso e vado a importare, importo solo quel file che ho selezionato, che è un singolo fotogramma. Per cui se il video all'origine è scomposto in fotogrammi, ripeto di nuovo, bisogna selezionare uno solo dei frame ma ricordarsi di spuntare la voce PNG Sequence. C'è una considerazione da fare, e che questo discorso vale in assoluto, vale persino per quelle sequenze che all'origine non sono un video. Per esempio, io in questa cartella foto mani ho delle fotografie, una diversa dall'altra, di mani. Ok, però hanno tutti lo stesso nome e un numero progressivo. Per cui io se seleziono il primo file e mi dimentico questa volta di deselezionare la voce PNG Sequence, la lascio acceso, After Effects interpreta quella sequenza di fotografie come un video, per cui quelle 5-6 fotografie, se ci faccio un doppio clic e le vado a vedere nel monitor, di fatto sono diventate un video. Quindi bisogna stare attenti. Se all'origine il video è scomposto in frame, allora bisogna sì spuntare la voce PNG Sequence, ma se la sequenza di fotografie è numerata progressivamente, ma voglio che rimangano comunque delle fotografie separate, ecco, le potrei selezionare tutte e deselezionare la voce PNG Sequence e importare, avrei 6 fotografie diverse. Ok, ultima cosa da considerare è che, per esempio, file audio si importano come i file video. Ad esempio questo file audio MP3, lo seleziono e clicco sul tasto Open e importo. Prima di concludere però c'è un'ultima osservazione da fare per quanto riguarda la differenza tra i video cosiddetti normali e i video fatti di sequenze di frame. I video, per esempio questo, hanno in sé tutte le informazioni necessarie sulla dimensione, larghezza, altezza, sulla dimensione dei pixel, sulla durata e soprattutto hanno l'informazione precisa sul numero di fotogrammi al secondo.
sul frame rate. Per esempio, questo video è un video di 25 fotogrammi al secondo, cioè ogni secondo ci sono 25 frame. Ma il video che proviene da una sequenza numerata di frame ha tutte le informazioni, larghezza, altezza, dimensione dei pixel, ma l'informazione sul numero di frame al secondo non ce l'ha. Quel 30 fotogrammi al secondo che compare qui è un'interpretazione che After Effects dà in automatico, ma non è corretta. Potrebbe esserlo, ma soltanto per caso. Se io voglio essere sicuro che il numero di fotogrammi al secondo corrisponde a quello originale del video, devo interpretare io correttamente questo video, e si fa così. Seleziono il video nella finestra di progetto, tasto destro, Interpret Footage, Main, e qui devo specificare qual è il frame rate di questo video. Qui è assunto in automatico che sono 30 i fotogrammi in un secondo, ma potrebbero essere 25. Cioè, se fossero 25 dovrei dirglielo io, altrimenti After Effects non lo fa in automatico, perché nella sequenza numerata dei frame non c'è questa informazione corporata, per cui sta a me darla. Questa informazione va reperita in qualche modo. Chi vi ha consegnato il file dovrebbe saperlo. Ok, questa era l'ultima cosa. Va bene, questo è tutto per quanto riguarda l'importazione dei file video. Nel prossimo tutorial vedremo l'importazione dei file di grafica. Quindi, ciao, alla prossima!